Per questa edizione di Nonni su Internet alle Poste hai seguito, hai guidato un po' i tuoi colleghi tutor. Sì. Raccontaci in particolare il tuo ruolo di oggi, ti abbiamo visto molto severa. Sì, praticamente oggi mi sono occupata di correggere, far fare test finali per le conoscenze dei nonni, appunto per l'ultimo incontro. E diciamo, mi sono un po' occupata per non farli copiare tra di loro e insomma ho gestito un po' come una professoressa fa con i suoi alunni le verifiche. E questi nonni com'erano? Un po' indisciplinati? Alcuni sì e altri un po' di cioè altri erano tranquilli, altri tutto il tempo a cercare di sbirciare. Ma alla fine li promuoviamo? Sì, sicuramente. Sei soddisfatta come tutor? Moltissimo. Ma ti piace essere dall'altra parte della cattedra? Un po' sì, devo dire sì, mi piace, mi sento utile, diciamo, mi piace aiutare la gente. E che cosa hai scoperto insegnando alle altre persone? Perché si impara anche insegnando. Che c'è una grande diversità di apprendimento tra le varie persone, cioè chi anche indipendentemente dall'età. E vorresti ripetere questa esperienza? Sì, mi piacerebbe. Il tuo nonno è Giuseppe? Sì. Dici qualcosa sul tuo nonno. Grandissimo, sono davvero molto fiera di lui, che del suo interesse, della sua passione per quanto di quello che ci ha messo in questo corso, per le domande, per aver appreso molto velocemente nonostante l'età. Insomma, mi ha dato molte soddisfazioni. Nonostante l'età, quanti anni ha il signor Giuseppe? Ho 87.